Buon test. Sì. Buon test. Andiamo da qua. Sì, sì. È un, fa parte del, del programma di lavoro, quindi al di là del risultato che ripeto in queste gare no, non mi interessa, mi interessa la, la crescita e l'applicazione che sta mettendo la squadra. L'ha vista oggi questa crescita? Sì, ma è normale che siamo in una fase di preparazione, importante è crescere sotto prima di tutto l'aspetto fisico, perché se non si corre nel calcio moderno non, non si riesce a giocare, quindi questo è un aspetto importante. Dopodiché anche gli altri aspetti tecnici sono importanti, la squadra sta lavorando, si sta applicando. Oggi abbiamo fatto, abbiamo impiegato quasi tutti per dargli 90 minuti di gara, qualcuno è rimasto fuori, giocherà 90 minuti la gara successiva, è proprio un programma che abbiamo stabilito per cercare di mettere tutti gli elementi più o meno sullo stesso, sulla stessa condizione. Poi è importante che sotto l'aspetto tecnico la squadra cresce, si sta applicando, c'è da lavorare come sapevamo, però no, insomma, non è, quello non ci spaventa. Mister, buona, cioè, buona, per quanto insomma, l'esordio di Ferraro, ma soprattutto insomma, è sembrata buona un po' l'interpretazione difensiva, fermo restando che normalmente questi test sono molto all'arco di osso, però insomma, fondamentalmente una squadra che non tira in porta, l'avversario, insomma, è un buon segno. Ma adesso è presto per giudicare, l'importante è l'applicazione che ci sta mettendo la squadra, l'attenzione, perché tante volte magari queste partite vengono prese un attimino. Noi stamattina abbiamo lavorato, ieri abbiamo lavorato, quindi magari a livello mentale fai un po' più fatica ad avere un approccio positivo, mentre la squadra ha approcciato bene la gara, ha fatto la partita che doveva fare, adesso fare valutazioni così ampie è troppo presto. Però è un buon segno il fatto che non tiro di porta. Ma questo lo dite voi, è un segno che la squadra sta lavorando, si sta applicando. Poi, ripeto, è un test non per denigrare la squadra avversaria, però a due o tre categorie di differenza è normale che in questo momento della preparazione si sentano. Senta, ho visto insomma, soprattutto nel secondo tempo ha cercato un poco per quanto riguarda il centrocampo, ha variato un po' la posizione dei tre uomini in campo, probabilmente è ancora lì che deve cercare la quadratura del cerchio. Ma no, la quadratura del cerchio non, non l'abbiamo ancora trovata, quello, ma nessuna squadra, poi a meno che una, uno arriva da due o tre anni che conosce perfettamente gli uomini e allora sa già quello che ti possono dare, noi non abbiamo questa bacchetta magica per poter, tutti hanno la possibilità di mettersi in mostra, tutti hanno la possibilità di farci vedere le loro caratteristiche, è quello che abbiamo chiesto alla squadra, dopodiché spetterà a noi il compito di mettere gli uomini in condizione di poter fare bene, però non è che, ripeto, io per come, ve l'ho già detto varie volte, per come interpreto io il calcio, voglio dare alla squadra non una situazione sola, perché penso che il calciatore moderno debba comunque saper adattarsi, debba saper cambiare anche in corsa il sistema di gioco, quindi stiamo mettendo poco alla volta delle nozioni per poter avere due o tre situazioni che o in corso di partita o in gare particolari possiamo andare ad adottare. Questa è la linea che stiamo cercando di introdurre. In questo ottica, mister, per esempio, cioè Catacchini messo a sinistra non è solo un esperimento, cioè è proprio per cercare di rendere più duttile un giocatore che comunque ha già mostrato una certa versatilità l'anno scorso giocando anche la centrale. Sì, per come lo vedo io, Catacchini è un giocatore che può fare la fascia, il terzino a destra o a sinistra. Anche questo è un segnale di che dobbiamo avere risposte da parte del giocatore, perché durante l'anno ci possono essere delle situazioni particolari, da squalifiche a infortuni, quindi dobbiamo capire molto bene quello che ci possono dare i ragazzi per non metterli in condizioni di non fare bene. Noi questo ci siamo prefissati, poi abbiamo ancora questo mese di tempo, quindi qualcuno magari
faremo delle valutazioni, abbiamo provato anche Martignago gli ultimi 20 minuti, in punta vicino a Fioretti, ho fatto la punta esterna, cioè, chiaro che un difensore centrale non lo metto a fare l'attaccante, però chi può fare una punta esterna nel calcio di oggi magari può fare anche la seconda punta, può fare il trequartista. Stiamo cercando di intravedere le caratteristiche migliori dei calciatori che abbiamo. Insomma, manca un solo da sé, insomma, quello che ci ha detto il direttore sportivo, insomma, sembra che cerchiate soltanto questo centrocampista, dopodiché il mercato almeno in entrata sembra chiuso. Sì, perché la rosa bene o male è completa, insomma, non è... numericamente ci siamo, abbiamo fatto insieme alla società un grande lavoro, abbiamo centrato bene o male tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Adesso numericamente manca un centrocampista che non c'è fretta insomma ad andare a ricercare, però questo è di comune accordo con la società, vedremo. Più che altro è importante andare a centrare le caratteristiche che abbiamo in testa per migliorare chiaramente il Catanzaro. Mister, prevede eventuali innesti poi a gennaio, secondo... ora di gennaio, che... miseria. Capisco che mettere il carro davanti ai buoi, però insomma... Ma non abbiamo ancora finito agosto, come faccio a pensare a gennaio? No, io sto pensando all'allenamento di domani, poi non faccio... Ma lei si sente, cioè il super della domanda era, lei se la sente di andare fino in fondo al campionato con questi ragazzi o pensa che a seconda delle situazioni a gennaio ci possa essere bisogno di qualche innesto? Questa è una risposta che io non mi so dare. Ci vorrebbe la sfera magica? Ci vorrebbe una sfera magica. Lo so, davvero. No, ma adesso parte tutto. Abbiamo questi ragazzi che ci crediamo ciecamente, non vedo perché dobbiamo andare a parlare di una cosa che neanche abbiamo in testa, insomma, a me non mi sfiora. Mister, posso chiedere una cosa? Domani escono i calendari, sì. In teoria preferirete incontrare subito le squadre sulla carta più forti o no? Chi sono i più forti? Insomma, il Lecce obiettivamente sembra avere qualcosa in più, forse anche il più. Sì, sulla carta il Lecce ha qualche cosa in più, ha cambiato molto, ha messo giocatori Miccoli, Del Vecchio, insomma, ha messo uomini importanti, bisogna vedere se, però al di là del... I valori, secondo me, visto che le squadre sono cambiate in maniera radicale, quasi tutte, andiamo a vedere, tranne due o tre, sono cambiate in molti uomini, quindi la forza che può esprimere una squadra sicuramente nelle prime giornate può, al di là della forza, magari incontrare una squadra che ha più blasone, questo può essere, però sinceramente non è... Mi dà una percentuale di quanto il percorso di crescita del suo Catanzaro, cioè lei il Catanzaro lo immaginerà in un certo momento, no? In questo momento in che percentuale è? Vabbè. Il discorso è che qualche giocatore è arrivato dopo, Ferraro è arrivato dopo, Pacchetti purtroppo ha qualche problemino che stiamo cercando di recuperare in fretta. Vogliamo il nostro programma di lavoro è quello di portare tutti i calciatori che abbiamo a disposizione più o meno allo stesso livello sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto tecnico. È chiaro che c'è ancora molto da lavorare perché è una squadra rifatta in molti uomini, e le valutazioni le facciamo quotidianamente, io credo che siamo al 50% di come vedo io, mi immagino poi. La certezza non lo so, Presidente. Chi non ha giocato oggi era previsto Sabatino, aveva un piccolo fastidio precauzionalmente. Bravissimo. Con lui e Rigione sono rimasti fermi, Germinale, Fiore, Casini, anche i due ragazzi un po' più giovani, Valamaci, era un programma di lavoro, proprio queste due amichevoli ravvicinate per permettere a tutti di fare 90 minuti, quindi loro, salvo problemi di infortuni, giocheranno 90 minuti settimana prossima, sabato,
in modo che la maggior parte dei cacciatori hanno almeno raggiunto i 90 minuti effettivi. In questo momento l'unico non disponibile è Bacchetti, dobbiamo stare un attimino controllati con Sabatino, che ha avuto un piccolo fastidio di lavoro, però nei problemi muscolari preferiamo perdere qualche giorno in più ma avere poi il giocatore.